Sia lodato il Cristo, buongiorno. Oggi è lunedì 14 agosto. La Chiesa fa memoria di San Massimiliano Maria Kolbe. Venite benedetti del Padre mio, dice il Signore. In verità io vi dico, tutto ciò che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio, che al santo presbitero e martire Massimiliano Maria Kolbe, ardente di amore per la Vergine Immacolata, hai dato un grande zelo per le anime e un amore eroico verso il prossimo, concedi a noi, per sua intercessione, di impegnarci senza riserve al servizio degli uomini per la tua gloria e di conformarci fino alla morte a Cristo tuo Figlio. Egli è Dio e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Deuteronomio, Mosè parlò al popolo dicendo: Ora Israele, che cosa ti chiede il Signore tuo Dio? Se non che tu tema il Signore tuo Dio, che tu cammini per tutte le sue vie, che tu lo ami, che tu servi il Signore tuo Dio con tutto il cuore e con tutta l'anima, che tu osservi i comandi del Signore e le sue leggi, che oggi ti do per il tuo bene. Ecco, al Signore tuo Dio appartengono i cieli dei cieli, la terra e quanto essa contiene. Ma il Signore predilesse soltanto i tuoi padri, li amò e dopo di loro ha scelto fra tutti i popoli la loro discendenza, cioè voi, come avviene oggi. Circoncidete dunque il vostro cuore ostinato e non indurite più la vostra cervice, perché il Signore, il vostro Dio, è il Dio degli dèi, il Signore dei Signori, il Dio grande, forte e terribile, che non usa parzialità e non accetta regali, rende giustizia all'orfano e alla vedova, ama il forestiero e gli dà pane e vestito. Amate dunque il forestiero, perché anche voi foste forestieri nella terra d'Egitto. Temi il Signore tuo Dio, servilo, restagli fedele e giura nel suo nome. Egli è la tua lode. Egli è il tuo Dio che ha fatto per te quelle cose grandi e tremende che i tuoi occhi hanno visto. I tuoi padri scesero in Egitto in numero di 70 persone. Ora il Signore tuo Dio ti ha reso numeroso come le stelle del cielo. Parola di Dio. Celebra il Signore Gerusalemme. Celebra il Signore Gerusalemme. Loda il tuo Dio Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te benedetto i tuoi figli, e gli mette pace nei tuoi confini, e ti sazia con fiori di frumento, manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Annunzia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti, i suoi giudizi a Israele, così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Alleluia, alleluia. Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Alleluia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre si trovavano insieme in Galilea, Gesù disse ai suoi discepoli: Il Figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma il terzo giorno risorgerà. Ed essi furono molto rattristati. Quando furono giunti a Cafarno, quelli che riscuotevano la tassa del tempio si avvicinarono a Pietro e gli dissero: Il vostro maestro non paga la tassa. Rispose: Sì. Mentre entrava in casa, Gesù prevenne dicendo: Che cosa ti pare, Simone? I re della terra, da chi riscuotono le tasse e i tributi? Dai propri figli o dagli estranei? Rispose: dagli estranei. E Gesù replicò: quindi i figli sono liberi. Ma per evitare di scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che viene su.
aprigli la bocca e vi troverai una moneta d'argento. Prendila e consegnala loro per me e per te. Parola del Signore. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici, dice il Signore. O Padre, che ci hai nutriti del corpo e sangue del tuo Figlio, fa che siamo infiammati da quel fuoco di carità che San Massimiliano Maria Colbi attinse da questo convito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Massimiliano Maria Kolbe, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel Signore. Pace e bene.